Namaste, saluto la luce che è in te. Ben ritrovato. Oggi facciamo alcuni esercizi con l'aiuto di una sedia. Facciamo un lavoro sulle braccia. Ovviamente la sedia può servire, ma puoi anche farlo in piedi, quindi tenere l'addome e tenere bene la postura. Io lo faccio vedere sulla sedia. Possiamo usare dei pesetti. Io ho preso i pesetti da 2 kg, ma puoi usare anche le bottigliette d'acqua oppure qualche altro supporto, qualche altro peso. Ovviamente ognuno a seconda del proprio grado di allenamento e di possibilità. Quindi facciamo proprio esercizi base di tonificazione delle braccia. Prima di tutto sciogli un attimino il braccio, lascialo come ciondolare un po', e questo aiuta a sciogliere anche le tensioni alla spalla. Lascia proprio ciondolare e tieni solo la mano, ovviamente, perché sennò il peso cade. Ops. E da qua fletto e stendo piano. Quindi quando fletto porto il palmo della mano verso la spalla e poi estendo riportandolo giù verso il mio corpo. Tieni l'addome in modo da tenere fermissima la schiena. 7, 8, stai qua, adesso porta su e giù e vai verso il basso e ritorna in alto alla spalla, verso il basso e ritorno in alto alla spalla, giù, ritorno su alla spalla, giù e stop, rilascia di nuovo. E poi cambio l'altro braccio, lascialo ciondolare un pochino. E fletti e stendi. E 2, 3, 4 senza scatti e vai sempre lentamente sia all'andata che al ritorno. 6, 7, 8 e poi vai verso la spalla, verso il cielo, ritorna giù. Alla spalla, su, ritorna giù e su e giù e su e giù e rilascia di nuovo. Ora tutte e due le mani le porti verso la spalla, porti su e alle spalle e su, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8 e giù. Ora sali in piedi e ti appoggi. Mi raccomando, se hai le bottigliette, mettile in modo che non caschino, oppure puoi appoggiarle per terra sempre piegandoti sulle gambe. Tieni soltanto un pesetto, appoggiati comodo e con la schiena dritta, una gamba un po' più avanti, una un po' più indietro. E andiamo a fare il tricipite, quindi estendi il braccio dietro e fletti, estendi e fletti, tenendo sempre il gomito fermo nella stessa posizione, quindi non andare avanti, col gomito rimani là. E 4, 5, 6, 7, 8, rimani là e gira il palmo della mano verso il cielo e fai piccole contrazioni del deltoide, vai su, su. Su, rimani e stop e cambio l'altro braccio, gomito indietro, estendi e fletti e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimani, piccole contrazioni su, 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 su. E stop. Ok, adesso facciamo tutte e due le braccia insieme. Andiamo verso la sedia flettendo i gomiti, però poi torniamo su ed estendiamo i gomiti. Quindi fletto, mi piego e ritorno. Op. 5, 6, 7. 8. Adesso mentre scendi nello squat, quindi verso la sedia, porti le braccia verso avanti, senza sollevare le spalle, quindi le braccia salgono fino a dove riesci ad avere il controllo delle spalle giù. Ok,
8 e stai, cerca di stare nella posizione, piccole contrazioni dei glutei, stai lì e risali. E ora appoggi i pesetti per terra e allunghi le braccia su, 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 ti stiri verso l'alto. Una mano prende un gomito, fletti l'avambraccio come a portare la mano fra le scapole. E cambio l'altro. E stop. Bene, sciogli le spalle, fai dei bei cerchi. E intanto già abbiamo tonificato un pochettino la nostra parte alta, le spalle e le braccia. Ti consiglio di continuare a fare ancora qualche altro video per ricaricarti un pochino, quale che sia l'ora della giornata, quindi sia la mattina che al pomeriggio o verso sera, puoi fare questi esercizi tranquillamente. Continua a seguirmi, leggi tutte le indicazioni sotto al mio video. Buona prosecuzione, namaste!